Se dovessimo mettere in fila tutte le Hot Wheels prodotte, faremmo il giro del mondo per 4 volte. Ogni secondo ne vengono vendute 2 e prodotte 16 e mezzo. 500 milioni di macchinine prodotte in tutto il mondo in 150 paesi diversi. E come fa questa a valere più di 150 mila dollari? Oggi esploreremo la storia e l'evoluzione del mondo delle Hot Wheels. È il 18 maggio del 1968 quando Elliot Handler, cofondatore della Mattel, propone l'idea di un veicolo di nuova generazione per quell'epoca. La leggenda narra che Elliot vide giocare suo figlio con una Matchbox, macchinine che andavano molto di moda all'epoca, e decise così di produrre un modello che fosse più accattivante, che fosse più figo. Così si mise di buona lena con il designer Jack Ryan per produrre il primo modello che fece la storia del marchio. Dovevano avere un look da hot rod, caricaturizzate, fantasiose, customizzate, con ruote grosse, vernici accattivanti e un look completamente nuovo. Alla fiera del giocattolo di New York del 68 proposero quel primo gruppo di automobiline che cambiarono la storia, la Sweet 16, 16 modelli inediti di cui 11 disegnati da un nuovo designer. Dalle mani di Harry Bentley Bradley nacque uno dei modelli più iconici, il Deora, assieme a tutto il resto della compagnia verniciate nella prima versione della vernice Spectra Flame. E tra queste c'era proprio il primo modello che Jack Ryan insieme ad Elliot portarono da Mattel, la Camaro Custom. Particolarità di questi primi modelli era la banda rossa disegnata sulle ruote che le dava il nome di Redline Wheels. E assieme a questi primi 16 modelli arrivò anche una prima versione del mitico tracciato. Quell'arancio che tutti quanti abbiamo avuto nella nostra vita, no? Quello che dove lo montavi sulla cucina e le lanciavi fuori dal balcone. Quello lì. 1969, Bradley se ne va ed entra un suo amico, Ira Guilford. Dalle sue mani uscirono modelli tipo la Spitting Image, la Torero, la Turbo Fire e un altro dei modelli più iconici, la Twin Mill. Questi modelli erano i primi con un design originale della casa e il set venne chiamato Show and Go. E in questo preciso momento storico arriva anche il Beach Bomb, ma questa è tutta un'altra storia che vedremo più avanti nel video, fidatevi. 1970 arriva Larry Hood, un designer che lavorava in Ford, e il primo modello che partorì Larry fu la Tree Baby. Un altro designer arriva nel team, Paul Tamm, che disegna come primo modello la Whip Creamer. Tamm continua a lavorare per Mattel nei 3 anni successivi, dove sfornerà altri modelli iconici, come la Evil Weevil, che è praticamente un maggiolino con 2 motori, la Open Fire, che era una Gremlin con 6 ruote, la Six Shooter, un'altra auto con 6 ruote, gli piaceva il numero 6, e la rara Double Header che disegnò insieme a Larry Hood. In quest'anno nacque una particolarissima serie chiamata Silver Series, che comprendeva 3 modelli verniciati in argento, la Boss Hoss, la King Cuda e la Heavy Chevy. La particolarità di questa serie è che la potevi ottenere solo ed esclusivamente attraverso una membership, la classica cartolina che mandavi via posta per accedere a un club esclusivo. E questa cosa ce la siamo portata avanti fino al giorno d'oggi. Erano modelli un po' particolari, senza cofano, col compressore, con scarichi un po' più prorompenti e uno stile molto più da drag racing. Divennero così popolari tra i bambini a tal punto che li considerarono quasi più veloci dei modelli standard. È una cosa che non è mai stata testata, ma si sa, di solito le leggende creano anche il mito. E sempre nel 1970 vengono introdotti finalmente i multipack. Il multipack doppio, il multipack da 4 e quello da 6. Il 72 e 73 sono degli anni un po' lenti, arrivano solo 7 modelli nuovi e si passa dall'esclusiva dei colori Spectra Flame ai colori un po' più solidi. Nel 74 vediamo applicare le prime grafiche per dare un pochino più di svolta alle vendite, che nel frattempo stavano cominciando a soffrire. Soffrivano perché i competitor avevano capito che quel meccanismo di ruote molto molto fluente e molto veloce poteva essere facilmente copiato e di conseguenza tutti seguirono l'onda. E iniziò la guerra. Nel 1977 le Red Line vennero completamente cancellate. Fu l'ultimo anno in cui venne dipinta la linea rossa sulle gomme e venne intrapresa una linea un po' più blanda, lasciando perdere un po' più il design da hot rod fantasioso per arrivare a dei modelli un po' più simili a quelli della realtà.
Gli anni passarono, nel 1978 vennero introdotti pacchetti da tre modelli e nel 1981 arrivarono le Hot Ones Wheels. Le Hot Ones Wheels erano delle ruote inedite, cerchioni verniciati d'oro e assi più sottili per poter guadagnare ancora più velocità. O almeno così diceva Mattel, perché in qualche maniera doveva battere la concorrenza. Arriva il 1983 con una delle novità più iconiche, una di quelle che ci siamo portate fino al 2024. Le ruote gommate, che ai tempi si chiamavano Real Riders. Sul momento sembrava dovessero avere poca vita perché avevano un alto costo di produzione, però alla fine la storia parla da sé perché esistono ancora. In questi anni ci fu anche un piccolo litigio con General Motors e in particolar modo con la divisione che si occupava della produzione della Chevrolet Corvette. Nell'82 Chevrolet annunciò un cambio di design per passare dall'iconico modello precedente ad un nuovo più evoluto. Nell'83 Chevrolet iniziò a produrre la C4 ma ebbe dei gravi problemi a livello di catena di montaggio che ritardarono la produzione di 6 mesi, causando non pochi problemi al dipartimento marketing di General Motors. Ma Mattel cosa fece? Vide prima il design e decise di anticipare un po' i tempi di uscita. Rivelò in anteprima su uno dei suoi modelli come sarebbe stato il look della C4 e Chevrolet si incazzò non poco. Sul momento General Motors voleva revocare la licenza di riproduzione dei suoi modelli per Mattel, poi però si rese conto di una cosa. Si rese conto che questo modello lanciato in anteprima aiutò a spingere le sue vendite e di conseguenza si mise le mani in tasca e disse: a me sta bene così, andiamo avanti. 1984 arrivano le Ultra Hots, dei modelli dedicati a delle sportive un po' più modeste che circolavano sulle strade. Così iniziarono ad entrare nella lista anche modelli molto più modesti, molto più economici, non solo muscle car e mostri da drag racing. E sulla linea di questa espansione arrivò anche il primo videogioco. Sì, nel 1985, un gioco in 8-bit. 1985 arrivano le Crax Up, dei modelli con delle parti meccaniche che si potevano aprire, smontare, spaccare, insomma. Ma ci si poteva divertire a fare tutti gli incidenti del mondo in maniera sicura, mi raccomando. E nel 1986 i pacchetti da 5 e da 4 modelli sostituirono di sana pianta quelli che ne contenevano 6. Peccato per i bambini dell'epoca che avevano un modello in meno a disposizione. Lo so, è una tragedia. Il bambino che in me capisce. 1988 arrivano le vernici che cambiavano colore con la temperatura. Queste sono diventate talmente iconiche e apprezzate dai bambini di tutto il mondo che ce le siamo portati fino al 2024. Io stesso ne avevo un po' che mi divertivo a lanciare nella vasca con grande gioia di mia madre che mi vedeva fare un casino in bagno e... Però mi divertivo. E si arriva al 1989 con uno dei cambiamenti forse più significativi della loro storia, ovvero cambia il colore della confezione, optando per la classica grafica a base blu che tuttora riconosciamo sugli scaffali. Da quest'anno le card iniziano ad essere numerate e fino al 1994 la produzione continua serenamente senza grandi cambiamenti. Fino ad arrivare al 1995, un'era che segnò l'introduzione al collezionismo estremo, l'era delle Treasure Hunt. I modelli in generale vengono divisi in serie tematiche da 4 auto ciascuna e tutte con delle colorazioni a tema. E qui nasce la prima serie che introduceva tutti i casting nuovi per quell'anno, cosa che ancora oggi succede. La prima serie delle Treasure Hunt del 1995 includeva 12 nuovi modelli, ognuno dei quali veniva prodotto in massimo 10.000 esemplari. Il numero massimo di esemplari prodotti venne alzato a 25.000 ognuno nel 1996 per poi venire totalmente eliminato dal 1997 in poi. Quindi 95-96 sono tra le Treasure Hunt più rare in assoluto. Dal 97 al 2006 avevano le ruote Real Riders, perché poi qualche anno dopo arrivò un'altra serie che cambiò un attimino gli schemi. Qui venne introdotto anche un programma che scatenò un po' di caos in tutti i negozi della zona. Si trattava del Bonus Car Program, che comprendeva dei modelli esclusivi che venivano rilasciati ogni quarto di anno. Inizia così l'era del collezionismo infuocato, che oggi è più vivo e selvaggio che mai. Le cose insomma andavano a gonfie vele, perché nel 1997 Mattel fece una mossa decisiva. Nel 97 Mattel acquistò la Tyco Toys e con essa
il marchio Matchbox. Il suo più grande nemico divenne parte della sua produzione. E nel 1998 festeggiarono il loro 30° anniversario producendo di nuovo alcune serie storiche della loro linea. Entriamo negli anni 2000 con nuovi designer da aggiungere alla squadra. E questi li devo leggere perché hanno una pronuncia un po' complicata. Fraser Campbell, Alec Tam e Eric Chern. Penso si legga così, perdonatemi. Questo squadrone d'assalto prese un vecchio e iconico modello e lo rifece da zero, creando il Deora 2. E nel 2001 tirarono fuori una cosa come 268 nuovi modelli, divisi per 12 Treasure Hunt, 42 First Edition, 15 serie da 4 modelli l'una, le serie di cui vi ho parlato prima con 4 modelli ciascuna, tutte a tema, 144 Open Stock, 12 Final Run e 4 Store Exclusive. C'era l'imbarazzo della scelta. Nascono altri due modelli iconici, la Hypermite e la Fright Bike, e nel 2001 appare il primo sito dedicato ai collezionisti, l'Hot Wheels Collectors website. Nel 2002 replicarono la scelta di modelli e ne aggiunsero di nuovi. Alcune auto della First Edition erano la Backdraft, la Overboard, la Very 8 e un'altra come la Super Tsunami. I modelli popolari di quell'anno furono la Cougar del 68 e, udite udite, la prima Nissan Skyline GTR. E qua arrivò una nuova svolta. Arrivò il Red Line Club. Il Red Line Club è attualmente un club riservato ai soli membri che pagano una membership e che avranno accesso ad un esclusivo veicolo di livello nettamente superiore sia a livello di fattura che a livello collezionistico, che appunto viene chiamata Club Car. In passato c'era un numero ristretto e limitato di membership accessibili, ma da pochi anni a questa parte questo limite è stato defenestrato. E così tutti possono far parte del Red Line Club e così un sacco di club car vengono rilasciate e così i collezionisti impazziscono e così i prezzi salgono. Passiamo al 2003, quando venne costruito un Deora 2 in scala 1:1 realmente funzionante per celebrare il 35° anniversario. Questi hanno costruito un Deora funzionante, un Deora funzionante. Chi non lo vuole un Deora in garage funzionante? Io lo voglio. Ed esce il primo film d'animazione completamente animato in 3D, l'Hot Wheels Highway 35 World Race. Nel 2004 viene svelata la Hot 100, 100 nuovi modelli disponibili al pubblico. Includono i classici tuned, modelli cartonizzati, gli Hot Tuners, i Bling, gli Hard Nose, i Cruise e i Fatbacks, che includono modelli iconici del momento come la Supra e la Corvette C6, modelli che però non vendono come Mattel si aspettava e quindi vengono defenestrati l'anno dopo. Peccato. Nel 2004 Mattel fa uscire una serie senza vernice chiamata Zamak e vengono venduti nella catena Toys R Us per una serie molto limitata. Nel 2005 Mattel continua a sfornare nuove serie. Arrivano le Volkswagen Mystery Cars, una serie offerta solo ed esclusivamente con dei voucher che, se collezionati tutti, davano accesso ad una 13ª Treasure Hunt misteriosa. Se le stavano inventando di tutti i colori. Il Volkswagen Drag Bus. Una figata? Sì, però, cioè, ci se ne voleva per arrivarci. Viene rilasciata la serie Faster Than Ever, una linea di modelli con una sale rivestito in nickel e nuovi cerchi a 5 razze bronzati. Un'altra roba che doveva farle diventare più veloci della velocità supersonica del mondo intero, dell'universo, per battere la concorrenza, che ormai l'aveva comprata tutta, ma vabbè, loro dovevano essere più veloci di tutti. E anche qua il primo shot di questa serie lo resero disponibile per un breve limite di tempo, da ottobre a novembre di quell'anno. Cioè, non è che avevi tanto per prendertele tutte. Piccola parentesi, in questo anno arrivò anche la serie animata Hot Wheels Accelerators. Qualcuno di voi se la ricorderà, io me la ricordo e non ho un bel ricordo. Nel 2006 nasce un altro modello iconico, la Bone Shaker. Se non conosci la Bone Shaker, vai subito a comprare un Hot Wheels e inizia ad imparare. Nel 2007 Mattel sforna altri 36 modelli nuovi e arriva la serie definitiva. Arrivano finalmente le Super Treasure Hunt. Qui torna in gioco la vernice Spectra Flame e le ruote Real Riders, che in aggiunta alle Treasure Hunt, alle Red Line Club e a tutte le altre serie che già stavano producendo, il panorama si faceva enorme. Dal 2007 al 2010 si va avanti con la stessa ricetta, nuovi modelli,
nuove edizioni, nuove versioni, quando uscì quella che veramente è la serie più incredibile di tutte. Quella che tutti quanti cerchiamo e mai troviamo se non su eBay o da qualche collezionista. Le premium. Queste maledette premium che non si trovano mai. Cioè se vai all'Esselunga a cercare una premium ovviamente non la trovi. Forse i modelli più complicati da trovare, perché se le Treasure Hunt, le Super Treasure Hunt, puoi trovarle anche all'Esselunga, le premium invece no. Le premium sono una lineup dedicata completamente al pubblico adulto, al pubblico dei collezionisti. È quella via di mezzo fra la Super Treasure Hunt e la Red Line. C'era una nicchia che non avevano ancora esplorato, bam! Hanno riempito pure quella. Riconoscibili da tutte le altre perché di solito hanno la struttura completamente in metallo, ruote gommate, design e grafiche precise, più dettagliate rispetto alle classiche mainline. E intanto noi sborsiamo i soldi su eBay. Nel 2011 avevamo 244 modelli che includevano Lamborghini, la DeLorean, modelli presi dai videogiochi, c'era un macello. 15 nuove Treasure Hunt, chi più ne ha più ne metta. Tra il 2013 e il 2015 continuano le collaborazioni con le case automobilistiche, si rinnovano le serie, ne escono di tutti i colori, insomma la storia, la ricetta la conosciamo. Finché nel 2016 le collezioni vengono divise in mini collection, suddivise per segmenti e ognuna riconoscibile per la sua grafica dedicata stampata sulla card. E sempre in quest'anno viene lanciata la serie Car Culture, che è una serie premium che viene rinnovata ogni anno in nuovi stili, in nuovi modelli, sempre dedicata al pubblico adulto, al pubblico dei collezionisti. E qua arriviamo ad un evento che ha un po' dell'incredibile. Salta fuori un certo Bruce Pascal. Bruce Pascal è un collezionista che ai tempi, nel 2016, vantava una collezione di ben 7.000 Hot Wheels, una collezione dal valore stimato ai tempi di 1,8 milioni di dollari. Tra i quali c'era un modello particolare. E qua dobbiamo fare un salto indietro nel tempo. Io ve l'avevo detto che ne avremmo parlato più avanti nel video, vi avevo detto di fidarvi. Vi ricordate che vi ho parlato di un modello creato nel 1969 sulla base di un pulmino Volkswagen? Bene, si parla del Beach Bomb. Il Beach Bomb era un modello ispirato appunto a questo veicolo iconico, che però aveva un paio di problemi. Perché nella sua versione iniziale era stato costruito con queste due tavole da surf incastrate nel retro del suo portabagagli. Il problema è che questa configurazione gli dava problemi di stabilità e di velocità, e si sa che per Mattel la velocità e la stabilità dei suoi modelli erano una cosa fondamentale. Neanche stessero progettando un'auto vera, la prendevano realmente sul serio. Dopo vari test decisero di cambiare la configurazione portando le tavole da surf sui lati, una a destra e una a sinistra, allargando la carreggiata del veicolo, rendendolo più stabile e più veloce. Gli appassionati iniziarono a chiamarlo il Side Loader Beach Bomb, proprio perché aveva le tavole da surf caricate sui suoi lati, ma anche per il fatto che il Rear Loader Beach Bomb, quello originale con le tavole caricate dietro, diventò più raro del Sacro Graal. Ebbene, un Beach Bomb originale rosa con gli interni color sabbia apparì nella collezione di Bruce Pascal, quella collezione che valeva 1,8 milioni di dollari, no? Questo esemplare venne battuto all'asta per ben 150.000 dollari, rendendolo così forse l'Hot Wheels più iconica e rara che ci sia sulla faccia della terra. Dopo questo assurdo evento che sancì forse l'apoteosi nel panorama collezionistico mondiale, arriviamo finalmente ai tempi nostri nel 2018, quando nacque l'Hot Wheels Legend Tour, che tuttora è ancora in corso. Per festeggiare il 50° anniversario del marchio Hot Wheels decisero di creare questo tour di eventi che si svolgeva in 15 location diverse negli Stati Uniti, nei parcheggi di Walmart, dei veri raduni automobilistici, dei car show, dove Mattel iniziò ad andare in cerca di auto vere, customizzate da poter replicare come modelli da mettere in catalogo. I finalisti dei 15 eventi svolti lungo gli Stati Uniti si sarebbero incontrati al CIMA del 2018. Dove solo un fortunato vincitore sarebbe diventato una vera e propria Hot Wheels. Questo epico evento ebbe un tale successo che tuttora continua a selezionare vincitori lungo gli Stati Uniti e che durante gli anni ha dato vita a nuovi modelli iconici. The Nash, la Pontiac Firebird e la Volvo P1800 Gasser, una cosa leggermente fuori di testa. Nel 2021 esce Hot Wheels Unleashed, il videogame, un videogame al quale io gioco tuttora, e nel 2022 arriva una nuova collezione chiamata NFT Garage, dove gli utenti della piattaforma possono acquistare delle Hot Wheels in serie speciale che sono
degli NFT veri e propri, divisi in 5 rarità: base, raro, NFTH, showroom e premium. Questa numerosa serie di eventi ha dato vita ad uno dei marchi più conosciuti e amati dai bambini di tutto il mondo, me compreso. E non è difficile tuttora trovare un bambino delle elementari assieme a un 35enne nella corsia di un supermercato mentre controlla tutte le Hot Wheels appese al muro. E questo è preso da una storia vera. Perché Mattel è riuscita a farci sognare, è riuscita a creare qualcosa di inimmaginabile. E forse è proprio da questo che nascono i sogni. Da delle idee folli. Io ragazzi vi ringrazio per essere stati qui ad ascoltare questo interminabile video e spero vivamente di avervi fatto venire voglia di andare nel primo supermercato che trovate a spendere tutti i soldi che vi rimangono. Che in fondo bisogna sempre un po' tornare bambini e sapersi divertire come una volta. Commentate, iscrivetevi al canale, fate come volete, continuate a far muovere la vostra passione come sempre e ci vediamo al prossimo video.